oggi possiamo considerare alla crisi dei debiti sovrani, di tu banche e imprese, tasso delle nazioni, banche in banche, strumenti, che sono stati più ovviamente alla crisi dei debiti sovrani, di su banche e imprese, mentre basso delle inflazioni, banca in banca, strumenti, che sono stati attivati, ovviamente di banca, alla crisi sovrani.